Buongiorno ragazze, parlo da fuori perché non voglio infastidire. Sono ad una sfilata, non ho cominciato il vlog prima perché in realtà ho avuto un sacco di cose da fare. Avevo in mente di iniziarlo quando arrivavo qui, però purtroppo ci sono state tante cose da fare. Quindi adesso ho 5 minuti e inizio il vlog. Oggi ho una sfilata di abiti da sposa, dopo vi presenterò anche la stilista Marinella, fantastica, che ha fatto una linea di abiti da sposa e sono bellissimi. Ovviamente poi vi metterò qualche spezzone della sfilata. Intanto guardate il make up, è fantastico, me l'ha fatto una make up artist, perché qui abbiamo un parrucchiere make up artist, anche i capelli sono fantastici. Cioè, questo make up lo adoro, bravissimi, veramente. Sono super coccolata. Allora, qui abbiamo la nostra stilista Marinella. Un po' disperata. Adesso andrà tutto meglio. Meno male. Allora, tu hai fatto una linea solo curvi, giusto? Di solo formose, che è diverso da curvi. Spiegalo tu che io sono curvi. No, ma ce lo spieghiamo noi a tutti. Allora, curvi è un po' un modo di essere. Poi tutte siamo curvi, perché comunque tutte noi abbiamo delle forme. Ok, quindi ce le abbiamo tutte. Solo che le curvi ce le hanno leggermente più pronunciate rispetto alle donne, diciamo, dalla taglia classica. Certo. E nel campo della moda il curvi va dalla 46 alla taglia 50, perciò oltre alla taglia 50 non esiste una definizione, ma non esiste nemmeno un mercato, cioè non esistono dei brand che pensano alle donne oltre la taglia 50. Il discorso è che per una donna che deve comunque scegliere il suo abito da sposa oltre la taglia 50 diventa veramente terribile, certo, perché è già un momento particolare della vita dove le ansie ti prendono a mille, e se poi quando vai in un atelier devi scegliere un abito che comunque ha dei costi non indifferenti e lo devi scegliere da un catalogo oppure messo su ma con 10 tagli in meno, certo, diventa molto molto problematico. È troppo, troppo difficile. E anche discriminante. Bravissima, bravissima, cosa essenziale. Quindi ti fa sentire inadeguata, certo, no? E c'è questa, tra virgolette, usanza del farci sentire inadeguate. In realtà probabilmente non siamo inadeguate, siamo diverse. È meravigliose comunque. Bravissima, cioè siete tutte meravigliose. È una persona fantastica, sono troppo contenta di sfilare. Dopo vi metterò qualche spezzone, ovviamente metterò qualche spezzone tutto della sfilata. Va bene. Ricordiamoci. Beh. Merda, merda, merda. Thank you.
sono più riuscita a riprendere, il trucco è tutto sfatto, non sono più riuscita a riprendere perché abbiamo avuto mille cose da fare, però vi inserirò sicuramente gli spezzoni dei video della sfilata. Vorrei dirvi una cosa molto importante, dato che mi è stata chiesta. Io quando faccio video spesso sto così, non così. In realtà, ragazze, non è né un atteggiamento né un modo di fare. Semplicemente io ho serissimi problemi alla vista e purtroppo ho scoperto ultimamente, perché io porto gli occhiali, mi ci avete visto anche spesso con gli occhiali, ho scoperto ultimamente che nonostante gli occhiali me li avevano praticamente completamente sbagliati, questi occhi vedo proprio, quindi mi devo sempre sforzare. Comunque, è stata una bella esperienza. Onestamente stavo pensando di farvi un video apposito per spiegarvi un po' quello che è il mondo, come ha detto Marinella, non del curvy, ma della formosità, del plus size, non so dirlo bene. Però appunto, perché in realtà questo discorso andrebbe fatto, perché purtroppo ogni qualvolta si va a fare, intanto mi sto preparando perché mi devo mettere a bagno che faccio schifo, ogni qualvolta si inizia a parlare di plus size oppure di ragazze formose, si cade sempre nello sbaglio, oh ma si istiga a non fare la dieta, a non curarsi di sé. In realtà, ragazze, purtroppo il discorso è molto più ampio e profondo di quello che ci si possa immaginare, perché in realtà molte ragazze formose hanno delle problematiche che le portano ad essere formose, se non proprio dei medicinali, e io vi posso assicurare che ci sono dei medicinali che non solo vi fanno venire una fame che svenite, ma oltre a questo gonfiano, quindi anche se voi fate veramente uno sforzo immane, io ve lo dico perché questi farmaci purtroppo io li assumo, anche se voi fate uno sforzo immane nel mantenervi, nel mangiare cose sane, che non sono le cose che diciamo che vi saziano in quei momenti, perché vi viene veramente una fame da morire, nonostante voi vi sforziate, comunque come effetti collaterali questa tipologia di farmaci hanno il problema che fanno ingrassare e gonfiare. Quindi, come è giusto che sia, in ogni ambito, in ogni cosa della vita, non è assolutamente giusto fare, sì, c'è l'abito appeso perché l'ho lavato e devo stenderlo, l'ho appeso un attimo lì perché stava sgocciolando per non sgocciolare casa. Comunque, non è giusto di fare di tutta l'erba un fascio. Una persona che si ama, nonostante delle problematiche che magari ha avuto nella vita, che l'hanno portata a diventare in una certa maniera, non sta certo istigando gli altri a ingrassare, o se hanno un problema relativo al cibo, di non curarlo, di non curarsi, di non andare in palestra, di non fare palestra, di non fare la dieta. Quindi bisogna un attimino nella vita, prima di giudicare, bisogna un attimo stare a guardare le situazioni. E io credo che fare una sfilata, sentirsi belle nonostante la propria fisicità, non sia un'istigazione a non curarsi o non fare la dieta o non stare bene, sia semplicemente un modo di andare avanti, perché ha spesso tanta gente, non ha un modo diverso di andare avanti se non quello, perché purtroppo non è facile dimagrire in certe situazioni, ragazze. Io ve lo dico perché sono a dieta da quando ho l'età di 4 anni e le mie analisi del sangue sono quelle di una persona sana e magra. Ve lo dico proprio per esperienza super personale, che purtroppo a volte non è colpa del cibo, non è colpa dell'essere sedentari o pigroni o culacchi, come dico io. Quindi bisogna un attimino capire le cose, ma onestamente io ve lo ripeto, vorrei proprio farvi un video apposito per questo motivo, perché
Vorrei un attimo spiegare sia la situazione proprio modella formosa, sia la situazione essere formosi, affrontare la cosa, cosa accade, perché sei così. Anche se magari mi tiro giù le critiche, però chi mi conosce sa che a me delle critiche non mi frega niente. Io dico quello che è vero, reale e onesto. Perché, ragazzi, se non si affronta la vita con onestà, per me non vale neanche la pena fare le cose. Quindi è così. Ultima cosa che volevo dirvi, poi vi lascio perché mi sono ordinata una pizza perché sto morendo di fame. E quindi poi mi laverò, aspetterò la pizza. Comunque, ultima cosa che volevo dirvi, sì, se ultimamente state vedendo, a parte che i video sono rari, li ho girati, ma non ho avuto magari o il tempo di filmarli, o il tempo di finirli, di editarli, o il tempo di finirli. Quindi magari non li ho postati, mi dovete dare un attimino di tempo. E seconda cosa, se vedete ultimamente abbastanza casino in camera, tipo lì, vabbè, ve l'avevo già spiegato nell'altro video, però se vedete un po' di casino in casa, è semplicemente perché stiamo cambiando un po' di mobili. Quindi c'è proprio una problematica di non saper dove mettere le cose perché stiamo aspettando i nuovi mobili. Quindi semplicemente questo. Comunque detto questo, non so se dopo ci sentiamo, però no, perché mi faccio la doccia, mangio e vado a morire a letto. Quindi ci vediamo al prossimo video e che spero sarà appunto quello lì un po' chiacchiericcio di quelli che piacciono a me. E nulla, buonanotte, spero questo video vi sia piaciuto, ma soprattutto se il video vi è piaciuto e se io vi sono piaciuta e se io vi piaccio, mettete mi piace a questo video, ma iscrivetevi al mio canale, seguitemi, sì, là c'è altra roba, seguitemi su Instagram e devo dire un'altra cosa, commentate, condividete, vi amo tanto, ciao.